Buonasera, sono Osvaldo del comitato Stop Pedemontana. Vorrei agganciarmi subito a quello che ha detto prima Tommaso. L'Istituto di Criminologia della Cattolica di Milano ha dichiarato quest'anno, 2017, il Veneto come prima regione d'Italia per ecomafie. Pertanto abbiamo questo primato. Pedemontana, ho sentito gli interventi fatti prima e c'è un stretto parallelismo sia con la TAV che con altre opere alla Pedemontana. Prima il nostro amico francese ha detto non è che se c'è un ricorso contro un'opera l'opera si ferma, qui nel Veneto capita di peggio. Nonostante due sentenze del TAR Lazio abbia dichiarato la Pedemontana illegittima, l'opera non si è fermata nemmeno mezz'ora. Anzi, il governatore Zaia ha chiesto e ottenuto la sospensiva dell'efficacia della sentenza presso il Consiglio di Stato. Qui c'è da, mi ricorda la Minutillo, la segretaria di Galan, quello che ha dichiarato: noi apriamo un preziario, una lista di giudici che va dal TAR al Consiglio di Stato e che va da 80.000 a 120.000 euro. Vabbè, qui vabbè. La Pedemontana, adesso siamo fermi in Consiglio di Stato. Pedemontana è un'opera che dovrebbe collegare Vicenza con Treviso e non lo fa. In realtà è una cava enorme, la Pedemontana è lunga 94,5 km, però la parte in trincea sono circa 64 km e più. È un'enorme cava e finora si sono limitati a estrarre ghiaia in abbondanza. Costi. La Pedemontana doveva essere un progetto di finanza, ovvero un'opera fatta dal privato e pagata dal privato. Quanto? La Corte dei Conti romana l'ha chiesta più volte. Quanto costa? La risposta finora è circa 2 miliardi e 3, però a questa opera mancano tutte le opere complementari. Cosa capita? Che il privato e la regione a un certo punto si sono accorti che le macchine non ci sono. Le macchine per giustificare l'opera non ci sono, pertanto non pagano il pedaggio. Allora dovrebbero, per legge, il privato non mette il denaro, non c'è nessuna banca che mette il denaro, il privato è inadempiente. Doveva ancora 6 anni fa fare il closing, ovvero mettere sopra il tavolo il denaro. Il denaro non c'è, cosa fa Zaia? Per legge dovrebbe cacciare via questa impresa, riscindere la polizza fiduciaria, rivedere totalmente l'opera e rifare la gara. Invece lui cosa fa? Ha una brillante idea, la metto in conto ai Veneti. E quanto ci costa? Di più di 13 miliardi. Non preoccupatevi, pagabili in comode rate. 13 miliardi vuol dire Mose e Tava messo insieme, e più ci aggiungiamo. Non è finita là. Per funzionare l'opera iniziano a mettere altre bretelle perché devono portare traffico all'autostrada. Allora, a tutto questo gioco, sporco gioco, noi abbiamo detto no. Abbiamo presentato diversi esposti in procura, pesanti, e abbiamo preparato un esposto che depositeremo verso fine ottobre, dove li denunciamo per disastro ambientale, e disastro ambientale c'è quando l'opera è illegittima, e c'è una truffa colossale sotto. Ricordiamoci che l'opera costa 2 miliardi e 3 e Zaia ci ha messo in conto noi 13 miliardi e più. Qualcosa non quadra. Lui non si è mai presentato alla Corte dei Conti. Io sono un tecnico che da quasi 20 anni segue la Pedemontana e ho collaborato con la Corte dei Conti. È la prima indagine, la seconda indagine e la terza indagine. Terza e ultima indagine. Le prime due indagini hanno bocciato clamorosamente la Pedemontana. La Cassa Depositi e Prestiti ha detto, la Banca Europea sugli Investimenti ha detto addirittura che la Pedemontana è un'opera senza ritorno economico e sociale, bocciata. È questo che è scandaloso, che Zaia finanzia un'opera in fallimento o fallita. Noi abbiamo presentato questo, abbiamo preparato questo esposto, invitiamo chi può a firmare. In fondo al banchetto a destra, prima dell'uscita, c'è il modulo per sottoscrivere a questo esposto. Lo presenteremo in procura a fine ottobre, accompagnato da stampa e TV, come siamo abituati a fare. Mi auguro che la procura di Venezia
si dia una mossa, ecco, che intervenga, perché questa è un'opera veramente scandalosa e bisogna bloccarla. Grazie.